Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, perché sai che anche a me mi hanno fatto la collana, no? Sì, però mi E ricordo che eri tipo con la tua ragazza che ti aveva circondato. esatto, e appunto io ho parlato appunto con una di quelle persone che potevano essere che appunto uno un suo amico, perché è uno di quella gang lì, capito? Che si chiama la gang dei furibondi. Vabbè, hanno un nome strano, ma sì, ridi, ridi. Intanto quello di, il capo dei furibondi, il boss dei furibondi è lì così. No, niente, sto Allora, solo molto ragazzi, particolare. venerdì prossimo, quindi ci vediamo? Io ci dovrei Questo essere. venerdì o quello No, quello dopo? dopo. Voglia, ora di venerdì prossimo. Sei a Milano, Gaia? Sì, se ho bisogno di essere a Milano, sì. Ok, tu Vez, hai sentito oggi se... Io non lo so fino a settimana prossima. Dovrei esserci in teoria, però dipende. Specchietto vicino così alcune volte ti accorge. Piuttosto che avere quei capelli che ti ritrovi, mi fai il pelato. Guarda, forse mi vanterei di più. Allora, guarda cosa sto toccando. Questa cosa qua tu non ce l'hai. Il culo? Sì, ce l'ho. E non lo faccio vedere perché. Guarda, te lo tengo coperto. Quanto sei alto? 1,58 m. Ah, io sono 1,90 m. Nella norma. Tra noi, Scusa, non è ecco. un po'. Ok, ma cioè nel senso, noi moriamo, cioè qual è la tua visione del dopo la morte? Cioè, Allora, è difficile da spiegare perché solo uno è tornato in vita dalla morte, che è appunto Gesù Cristo, ecco. Come sarà? Boh, non lo sappiamo, lo sapremo quando ci saremo, ecco, tutto qua. Anche Ok. perché è difficile in termini umani, visto che noi umani siamo storici, Saggio, siamo no, in tutti realtà è dentro un un bel solo. messaggio. No, lo so, sto È un bellissimo scherzando. messaggio, devo dire. Ok. Vez, come preferiresti venisse Gaia? Da, basta, sì. Sì. Se andiamo a vedere come... Vabbè, fammi stare Rubino, Rubino, fermati. solito, fammi sta solito. zitto. Rubino. Ah, fratello, io ti entro nella testa e capisco quello che stai dicendo. No, in Dai, realtà sono basta, raga, niente. basta, vai, Non basta. me Che poi è la un palla. incubo. Perché poi arriva la settimana, capito? Pensare a Bisogna quello che è affrontare la accaduto a settimana. Zeus Odino. Erano reali all'epoca, ma perdendo fedeli sono diventati un mito. Secondo me, questo è un limite insormontabile, perché se domani tutti i cristiani sparissero, Dio non esisterebbe più. No, non ci sarebbe più. Ma è Se domani tutti come se avessero domani non un'amnesia. esistesse più Grimbaud, cioè No, non è seguisse più diverso. È Grimbaud. diverso perché se domani tutto il mondo avesse un'amnesia completa, il cristianesimo non esisterebbe più. E si formerebbero nuove religioni con nuove divinità e nuovi fedeli. Mentre Sì, invece la quello scienza sarebbe sempre uguale. Cioè, la gravità è sempre quella, non si può cambiare. Questo per me è il limite per il cazzo, quale questo io è vero. non riesco a credere. Tutto lì. Sì, ma se avessimo un'amnesia porca, cioè può essere, in realtà esatto, non conosceremo più Dio storicamente, però a un certo momento dimenticheremo anche tutta la nostra storia, la nostra tradizione, che comunque sono d'accordo con te, cioè alla fine la scienza dobbiamo farci conto tutti quanti, io stesso sono un grande appassionato in ambito scientifico e anch'io come te per tanti anni l'ho studiato e No, ciao. no, 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 immagine veramente, No. no, no, magari Testa. fuori, grazie, il Ciao. canale è suo, Vai, vai, vai. è mutato, Non è il mio è canale, il assolutamente. suo, Io ho un mio canale che è bellissimo e non fa vedere esatto, questo. Ma no, perché? Noemi, hai fatto Pietro. bene. Tanto lo puoi dire, è il mio cognome, quindi No, oramai, proprio infatti è quando ero piccolo. stato che andavo in bagno a fare la cacca e quando avevo mal di pancia forte mi mettevo a pregare Dio che mi passasse e me lo mi passava Stavi paradossalmente. scomodavi l'onnipotente per una cosa così Lo so, futile, ero piccolo minchia, ovviamente. veramente. È No, bello, vabbè. è bello impegnato, cioè. Se esiste avrà Un già i po' suoi come in impegni, una tu lo settimana da scomodi per Dio. andare al bagno, voglio dire. Però mi ricordo che mi mettevo a pregare sperando mi andasse via, cioè per far capire che Ma nel come momento di anch'io oggi difficoltà.
ti prego Dio, perché così magari anche se non credi. No, 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 ma io mi mettevo proprio lì a fare il segno della croce e tiravo su una ventina di rosari, cioè era comunque abbastanza serio. Come quando giochi una schedina e sei lì, ti prego. Sì, 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 vabbè, sì, quello però sono modi di dire, non lo fai davvero. Più o meno, non credo che la gente preghi il Signore per far passare la stitichezza o fargli vincere. La tettonica plaque non è quello della terra che c'ha le terre. La tettonica plaque è un fenomeno naturale che avviene solitamente. Come legge su Wikipedia. No, sì, sì, vedi, guarda come legge. Vai, Beth. La tettonica plaque è un fenomeno naturale che avviene solitamente in conseguenza a dei. La tettonica! Girati verso. Ma, allora, vai con la faccia così all'armadio e dillo. La tettonica. Ok, ok, facevo. Devi solo chiudere l'app e si vive. Non è incredibile che abbia chiuso questo che stava per chiudere. Cosa c'è di strano? Simone, dai, che altro cosa cazzo c'è di strano? Che centone? Figlia grigliere! Ma scusa, hai cambiato luminosità, è cambiata persona, non è più Gaia. Ha cambiato il colore dei capelli, cioè. E mi prendo Gaia. Gaia, l'area da. Poi incazzatissimo, guarda che faccia, ma veramente incazzato. Avete visto cosa?